Con Nicola Brignoccolo e Emanuele Vecchioni. Buonasera. 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 Emanuele, tu sei un tricologo, uno scout di acconciatori e truccatori per il mondo dello spettacolo. Hai lavorato a Sanremo 2023 e questo è un gradito ritorno. Oggi sei qui a FM TV anche per parlarci del dietro le quinte del festival. Cosa puoi dirci? Sì, nel festival ormai è 10-12 anni che ci collaboriamo. Prima seguivamo attraverso delle aziende questo percorso fino all'anno scorso e poi dall'anno scorso abbiamo fatto un percorso per conto nostro. Per conto nostro perché siamo in due, sono io Roberto Acquaroli, un altro hairstylist, e quello che abbiamo visto è che c'è una forte richiesta da parte di parrucchieri o truccatori per poter essere presenti a questi eventi. Uno è bello proprio per il tipo di esperienza che viene a fare, perché è chiaro, è importante lavorare nel proprio salone, nel proprio istituto di bellezza, però è importante anche trasmettere questo tipo di visibilità che ti dà questi eventi. E allora come Sanremo, come la Fashion Week, come il Festival del Cinema di Venezia o di Roma, essere presenti a uno di questi eventi e farlo visionare, vedere alle proprie clienti, dà, ripeto, una forte visibilità che porta anche a una certa pubblicità della tua attività. Ok? E quindi in questi anni abbiamo compattato una certa squadra, no? E dove c'è questo tipo di richiesta per aderire a queste opportunità, a questi eventi, noi partiamo con la nostra squadra. Certo, dobbiamo come dire, mantenere anche una certa esclusività di chi portiamo. Ti faccio un esempio: su delle piccole realtà come i paesi o le cittadine qui nelle Marche, non possiamo portare con noi due o tre parrucchieri della stessa struttura, della stessa città, perché perderebbe, ecco, quell'impatto mediatico, quella visibilità invece che darebbe. E quindi sono un po' dislocati in tutta Italia questi acconciatori o truccatori. Sì, quest'anno ritorniamo dopo anche la divertentissima opportunità dell'anno scorso, perché l'anno scorso abbiamo collaborato proprio con FM TV e quando sono arrivati è stato un arrivo un po', possiamo dire, particolare, un pochettino, perché vicino all'Ariston dietro c'è una piazza che si chiama Piazza Colombo. A un certo punto, visto che si è radunata molta gente, dicevano c'è il Papa, c'è il Papa, c'è il Papa, e da questa macchina è scesa la vostra troupe. E per caso, per non so se è stato il fato, è sceso il sosia del Papa che faceva l'autostop qualche chilometro prima del festival di Sanremo. Loro carinamente l'hanno
gli hanno dato un passaggio e poi si sono presentati lì a Sanremo. Ma ti dico, è stata questa entrata un po' strabiliante. Quest'anno ritorniamo lì a Sanremo, in che veste? Allora, ci occupiamo del trucco e parrucco all'Hotel des Anglais e all'Hotel Miramare. Sono due hotel che ospitano grandissimi artisti, perché al des Anglais c'è la Sony Music, la sede della Sony Music, quindi oltre all'artista che partecipa a Sanremo c'è il fatto che porteranno anche altri, sai che il giovedì si fa il duetto o si canta canzoni di artisti, e molti dei quali appunto sono seguiti dalla Sony Music, mentre invece al Miramare è la sede della TV Sorrisi e Canzoni, anche lì un grosso marchio che racchiude a sé tutti i cantanti che partecipano al festival. Infatti il 20 di dicembre saremo proprio su a Sanremo per fare la copertina di TV Sorrisi e Canzoni. Quindi chi vuol far parte della squadra, chi è curioso di sapere come funziona o quali sono le caratteristiche che deve avere per appartenere a questo gruppo, insomma, ci può contattare e siamo ben lieti di accoglierli con noi. E poi quest'anno vedremo cosa succede. Anche quelle amicizie che vediamo non sempre dietro le quinte sono così strette o veritiere come sembrano. E allora anche lì capitano durante le puntate del festival che ci sia degli scontri, anche e perché c'è nervosismo, c'è tensione, quindi basta un attimo per farli scontrare, e mi è capitato tante volte. E allora poi quando si siedono a volte non stanno neanche fermi per farsi truccare o per farsi acconciare, perché c'è stato quell'astio che l'ha portati a renderli nervosi. Bene, Nicola Brignoccolo, ideatore e editore di Gran Galà Magazine, di cosa si occupa la tua rivista? Sì, noi da diversi anni collaboriamo anche con il loro gruppo, che andavamo anche a Londra, no? Qualche anno fa, poi c'è stato il Covid, siamo ritornati a Sanremo fortunatamente insieme a Fabio, qua è il nostro FMTV. E noi andiamo, a differenza loro sono impegnati con gli artisti, quindi sono impegnati in questi due alberghi quest'anno, e anzi ci farà piacere se salirai con noi e se sarai con noi insieme alla troupe di FMTV, e noi andiamo a prendere lo stesso l'artista, però in più situazioni, in più zone, dal des Anglais all'Ariston, per strada se lo si incontra, per fare qualche foto e qualche intervista. Quindi noi tutto l'indotto che gira intorno al festival siamo pronti a beccare l'evento, oppure l'occasione di un evento eccezionale, magari qualcosa, l'artista che lo, come è capitato poco tempo fa, il nostro amico Frizzi, quando era per strada l'abbiamo beccato e abbiamo fatto l'intervista. Adesso un saluto a lui che non c'è più, però e poi dopo cerchiamo anche altri artisti, specialmente io sono un po' sul DJ, sono più DJ, anche percussionista, cioè, però cerchiamo gli artisti da mettere in luce con il nostro giornale e la nostra rubrica che avevamo prima con il cartaceo, poi purtroppo il cartaceo sappiamo che non va più, adesso con il web siamo un po' più rapidi e veloci. E niente, dopo quest'anno vedremo che sorprese ci troveremo. Chi lo sa. E loro sono i primi che dobbiamo intervistare, perché è un gran lavoro che fanno già da diversi anni. Quindi porterete degli artisti emergenti a Sanremo con voi? Allora, noi no, non portiamo, abbiamo l'onore di portare il nostro Antonio, come il maestro. Il nostro maestro, che l'abbiamo portato anche a Budapest tempo indietro. E faremo questo. Dopo su cercheremo di trovare nuovi talenti e nuovi contatti, che servirà anche per ampliare, in modo che la rivista non rimane soltanto regionale. Quindi se riusciamo a fare questo è la cosa che noi cerchiamo di fare sempre tutti gli anni. E quest'anno in maggior modo, perché avendoci anche la Sony e avendoci anche Sorrisi e Canzoni là dove operiamo, quindi è possibile trovare più artisti. Quindi invitiamo tutti a salire, faremo le interviste insieme a Fabio e nel frattempo io vi lascio la parola ad Antonio Del Sordo, che
ormai già è di casa qua anche lui. Me lasci la musica. Lui parla con la parla lui parla, strumento, parlo con certo. Parla con lo strumento. Nicola, che esperienza è stata Sanremo quest'anno e cosa vi aspettate dalla prossima edizione? La linea è quella tracciata da Amadeus, per cui tenderà senz'altro a mantenere sulla tradizione italiana, sullo stile, anche con qualche ospite che potrebbe venire da fuori nazione. Però la tradizione della musica italiana, dello stile italiano, è rimasto uno stile già prefissato da qualche anno da Amadeus. Uno, abbiamo visto che funziona, e due, piace, coinvolge sia i giovani che persone insomma un pochettino più adulte. E quindi ancora una volta lo hanno confermato, proprio perché tireranno dritti su questo percorso. Quello che vedremo dai cantanti non ne ho idea, perché in questi ultimi anni hanno coinvolto molti giovani, e
qualcuno di loro tenderà a esprimersi in maniera un pochettino più estrosa, no? Quando li vedi entrare i giovani o si vestono in una maniera anonima, come dire io sono uno di voi, quindi si vestono con una t-shirt, col pantalone, una scarpa, una sneaker, e lo riconosci come uno di te, oppure pensa ad Achille Lauro e Maneskin, danno un'impronta molto forte, molto estrosa, che sembra veramente molto distante da te, e poi questa differenza si accorce in brevissimo tempo, se piace, perché viene ricalcata dai giovani come un concetto di moda. Ma è stato sempre così negli anni, eh? Basta pensare a Naoxa, come portava avanti gli stili, i suoi stili, e poi dopo un brevissimo tempo era uno stile attuale, magari l'anno dopo. Non c'è una linea netta da seguire, è come dire, anche se sono ritornati gli anni 80, gli anni 90, non c'è chi veste espressamente solo anni 80 o solo anni 90, ma la moda è diventato un mix di tutte queste tendenze che si miscelano con una certa semplicità, e quindi vediamo quello che ne viene, quello che riusciremo a individuare. Certo, ci sono già dei canoni prefissati, vedere magari il volo con i rasta ci suona male, ecco, chi ha già una propria impronta, una propria identità, difficilmente diventa troppo stravagante. Però posso aggiungere, il bello è che fortunatamente dopo il Covid è tornato, sono tornati i palchi nella strada, è tornata tutta la gioia, tutta la musica che c'è tutta la giornata e tutta la settimana, e prima invece c'era stato questo problema e si vedeva la differenza. Adesso dall'anno scorso già è ripartito il tutto, quindi troverai tutti i palchi e tutte situazioni e tutti eventi che si creano in quella settimana là, quindi sì, sì. Nuovi giovani, gente che anche se non, che non si conosce, che però si mettono in luce e possono magari sfondare. Tutta una serie di, è un bel vedere, quindi eventi itineranti, ma Sanremo, la città, diventa tutto un palco, quindi troverai, a parte tutte le radio che ormai fanno spettacolo anche quello, no? Sì. Da Fiorello la mattina presto, a Radio 2, Radio 1, li trovi in giro per la città, RTL, con ma tutti i personaggi. Sulla strada trovi tutti i caravan, tutti i cose, ogni radio di tutta Italia, quindi c'è la possibilità anche di mettersi in luce in diverse situazioni. Quindi, e poi noi collaboriamo anche con degli amici di Torino, abbiamo fatto diverse conoscenze, quindi quello è il bello, che magari si può ampliare gli spazi, poi la possibilità di trovare nuove situazioni. E poi ci si diverte, dai, facciamo anche la serata, che dopo ci sono le serate di gala, e quelle sono belle da vedere, poi tutti gli artisti arrivano là, e ecco, questo è il nostro, sì, comunque è un gran lavoro. Io ho visto anche Fabio l'anno scorso, e dopo dopo l'intervista c'è un grande lavoro da fare, perché in poco tempo bisogna subito sfornare, non è come una volta che diceva bene, adesso con calma mandiamo la notizia, invece bisogna metterla sempre fresca, e quella è la differenza con il web. Antonio Del Sordo ci delizierà con un altro brano dal suo repertorio, prego Antonio. Vabbè, vi saluto con questo brano che ormai è il mio cavallo di battaglia, e si chiama Bossa Dorato, perché tutto è cominciato da qui.